delle Olimpiadi invernali. E sul fronte economico ci sono le difficoltà che è facile immaginare, dovute ai rincari, al prezzo dell'energia, anche all'inflazione, oltre naturalmente alla pandemia. Il governo allora per la prossima settimana dovrebbe varare nuovi ristori. Se il 2021 si è chiuso con una crescita record e un PIL ampiamente sopra il 6%, il 2022 è partito con il freno. I rincari dell'energia, la variante Omicron e l'inflazione ai massimi stanno rallentando l'economia. La BCE, promette Lagarde, farà il possibile per mantenere stabili i prezzi che dovrebbero raffreddarsi nei prossimi mesi. La pandemia continua a condizionare l'attività lavorativa. Un'azienda su due, segnala Confindustria Vicenza, ha dovuto ridurre la capacità produttiva per le assenze dopo le festività legate ai contagi cresciute nell'81% delle imprese. Contro il caro bollette che inizia a farsi sentire in modo pesante, il governo, informano fonti di Palazzo Chigi, sta mettendo a punto ulteriori misure per attenuare l'impatto su famiglie e attività. Ma c'è anche un'altra emergenza. Il 31 dicembre sono scadute le moratorie a garanzia pubblica per le imprese, in ballo almeno 36 miliardi di rate sospese. Mentre a marzo scadono i 2 anni concessi alle aziende prima di iniziare a restituire i prestiti Covid, si parla di 221 miliardi, introdotti nella prima fase della pandemia. Confartigianato, CNA e Casartigiani hanno scritto una lettera a Draghi chiedendo all'Europa di eliminare ulteriori rigidità sul credito. La fine della moratoria può diventare una morsa per le imprese e provocare una nuova crisi di liquidità. Rinnovare gli aiuti sui prestiti bancari a imprese e famiglie eviterebbe sicuramente un danno sia per i conti pubblici sia per le banche, ma soprattutto darebbe respiro e una indispensabile spinta a tutta l'economia. Sul fronte ristori è atteso la prossima settimana un decreto con un primo intervento da 1 miliardo per le attività turistiche e ricettive. Si allarga